però anche qua cosa ne pensi dei tuoi compagni? Ce ne sono, c'è due volte, su due domande. Noi ti abbiamo lasciato la terza, queste qua sono le prime due, quella dietro sono le prime due, la terza non l'abbiamo ricopiata. Ok, ma siamo in diretta. La seconda è già qua. Vabbè, dai. Se vuoi partire con un'introduzione, come sono andati queste settimane, come è stato il ritorno a Varese? Like to say how you came back to Varese and how the first weeks went. Yeah. Like the process of coming back? Yep. So this summer, after I finished the season last year, or this year, earlier this year in Udine, mm-hmm. I went back home. And shortly after, you know, I got a call from my agent saying that Claudio had reached out and Kaya had reached out. So they were very interested in bringing me in. Mm-hmm. And for me, it wasn't too much of a difficult decision because when I was last here and Kaya came, it was a very, very good situation for me. And, you know, coming from second division to first division, I think it would be a good transition to be with a coach that I'm very familiar with, a city that I'm very familiar with, in a great place with a great history. So so far this year, everything has been good. You know, we worked hard. In the first coming weeks, we won our first three games. So, you know, right now everything is going well. Quando sono rientrato negli Stati Uniti dopo la fine della conclusione della stagione a Udine, dopo poco tempo ho ricevuto una chiamata dal mio agente dicendo che appunto Varese era interessata a farmi tornare a giocare qui, che l'allenatore era, che Attilio Cai era, credeva molto in me, e non ho esitato molto a dire di sì, anche perché l'altra volta quando ero qui e soprattutto poi alla fine della stagione con Attilio Caia mi sono trovato molto bene. Poi comunque la transizione, fare il salto di nuovo dalla 2 alla Serie A è chiaramente un upgrade per me. Conosco la città, conosco il calore dei tifosi, conosco la tradizione di questa squadra, quindi naturalmente non ho esitato molto ad accettare la proposta. Per quanto riguarda le prime settimane, tutto bene, tutto molto bene, stiamo lavorando molto duramente, e poi comunque le prime tre partite, anche se amichevoli, vinte, sono un buon viatico per il proseguimento. Tecnicamente, rispetto alla prima esperienza che aveva fatto qui, in cosa è cambiato? Cosa gli ha dato in più il campionato in Liga 2? Since the first time you got here, your game changed, you improved. What do you think you improved in this second division that you played in? Well, since I played at second division the last 2 years, I was able to work on some things that it was probably more difficult for me when I first came to A1. I played in Varese, so I worked on a lot of my shooting and, you know, trying to become better aware and react to different situations on the court faster. So mentally it helped me improve. Principalmente sono migliorato sul tiro da fuori. È chiaro, è stato molto più difficile adattarmi la prima volta che sono arrivato in Italia, quindi sono arrivato a Varese piuttosto che poi adattarmi al gioco della Serie A2, però appunto sul tiro da fuori e sul riconoscere le varie situazioni offensive diverse, quindi la reazione a quello che ti concede la difesa in questi anni di Lega 2 è stato quello che penso di avere migliorato di più. Do you prefer, do you think you're better player than in a three position or a four position? I think at the three position, because the three position allows me to run as much as I can, you know, take advantage of the size that I have against other threes in the league. And, you know, defensively, it also helps me out because if I'm guarding the pick and roll, I'll be able to switch in some situations with the four man and be able to guard the four man also and still be able to guard the guard. So especially in a situation like this where the coach wants me to take advantage of my athleticism, I think I'm better at the three.
penso di trovarmi meglio da tre, cioè da piccola, perché col fatto che punto molto sul mio sulle mie doti atletiche, penso di riuscire a battere il mio avversario per entrare verso il canestro, ma anche adesso che secondo me sono un po' più pericoloso anche da fuori, utilizzare anche questo tipo di soluzione. In difesa, se gioco da tre e devo difendere su un pick and roll, posso cambiare tranquillamente e andare a marcare il numero 4 e magari anche qualche volta il numero 5, così fisicamente riuscire a tenerlo, quindi appunto in campo da questo punto di vista qua penso di poter rendere di più dalla piccola rispetto alla grande. Magari se ritrovare qui oltre al coach anche Matteo Iemori, che ha avuto anche a Trapani, sia stata un fattore che è stato considerato nella scelta. You, beside the head coach, you find here again Matteo Iemoli, who was your assistant coach in Trapani too. That helped you to say yes to the. Yeah, I believe so, because you know Matteo also was maybe the third coach here. Yep. In Varese, my first year in Italy, so having a good relationship with him over the years, you know, but even when I was playing for other teams, not even just in Japanese, we still continue to speak every now and then. So I know, you know, he's a very great guy, very great person in Japanese, and in the past when I played with Varese, he was one of the guys that was there to help me try to improve my skills and, you know, get more comfortable while I was on the court. Sì, Matteo era qui anche appunto la prima volta che nell'altra mia esperienza a Varese, poi l'ho trovato a Trapani, abbiamo lavorato molto insieme e mi ha aiutato anche molto dal punto di vista tecnico a migliorare, poi siamo rimasti in contatto anche quando non ho giocato, ero in altre squadre, quindi è chiaro che è stato uno dei motivi che mi ha permesso di rispondere facilmente alla chiamata. È un bravissimo ragazzo e anche un allenatore molto preparato, appunto perché mi ha veramente aiutato molto anche dal punto di vista tecnico nei miei miglioramenti. Dopo 3 anni in Italia, This is the fourth year. Come si trova la cultura italiana con il modo di vivere italiano? How do you feel like the way of life, the Italian way of life, the culture, the different thing that you find from the States? I think the one of the main differences is probably the lifestyle, like you're saying, the culture. Like in America, everyone is moving fast. They think fast. They think for themselves, not because they're selfish. It's just because in America is more so the mentality of survival of the fittest. You know, so everybody's constantly working. Italy, for example, many businesses close in the middle of the day. People, you know, they have time to relax and restart to finish their day. And, you know, something small as this helps the quality of life. You know, it's not so stressful here. You know, it's been a great experience, especially with the food and you know, things like that. Sì, mi piace, cioè, il modo di vivere qui in Italia rispetto agli Stati Uniti è molto più diciamo tranquillo e rilassato. Nel nostro paese, soprattutto dal punto di vista lavorativo, la gente vanno tutti a mille all'ora, perché comunque sono costretti a produrre, a stare dietro ai loro business, e sembra che la giornata non finisca mai. Qui in Italia mi piace molto di più, perché comunque sia c'è molto più tempo per rilassarsi, ma vedo anche che comunque nel tipo di mentalità anche lavorativa, chi lavora ha tempo per riposarsi, per pensare a se stessi. Negli Stati Uniti questo non perché la gente sia egoista, che pensi solo a se stesso, ma proprio il sistema, oggigiorno il sistema economico ti costringe a tenere un ritmo di vita frenetico.
qui non è così, o perlomeno non è ancora così. Poi per il resto, chiaramente, quando si parla di cultura, noi siamo sempre solleticati dal discorso del mangiare, del cibo, che è una cosa completamente al di sopra rispetto a tutti gli altri paesi nel mondo, quindi mi trovo sicuramente bene. Domande? Nessun altro? Fabio? Davide? Allora lasciamo spazio alle domande dei social network, da Facebook. Mario, si vuole leggere in italiano? Sì, allora Alessandro Scelsi da Facebook dice: hai rotto un tabellone in Africa per due motivi. Il primo perché sei un grande, il secondo perché hai potenza da vendere. Sei tornato a Varese dopo parecchio tempo, in cosa sei migliorato come giocatore, nei tuoi movimenti, nella tua tecnica, il tuo modo di allenarti, eccetera. E qui alcune risposte le ha già date. Vabbè, these guys from Facebook say, you broke a backbone in some game in Africa? Yeah. Okay. For two reasons. Because you are great and you are powerful. Mm? He said. So him, thank you. Okay. Thank you, Alessandro. E that was true. Okay. Ringrazia per queste considerazioni. And after that, say you came back to Varese after a while. What you improved? Okay, you already answered to this in your moves on the court, your technique, in the way you practice. Something you have to add to what you said earlier. Yeah, just spending more time in the gym. You know, especially in the off season. I think in the off season, when I go home in the summertime, I have a lot of time to work on myself and improve the things that I don't necessarily get to improve during the season because we're working more so for the team. Vabbè, prima ringraziato per le considerazioni sul discorso di aver rotto il tabellone perché era molto potente, quindi poi dopo dice che uno dei miglioramenti che si rende conto di aver fatto è dal punto di vista mentale, che quando torna a casa dopo la fine della stagione, ha voglia di andare in palestra e mettere in pratica anche soltanto da solo le cose che pensa di aver imparato e che vuole portare poi per la stagione successiva. Quindi questa è una cosa cui non aveva, che non gli veniva nei suoi primi anni di professionismo, adesso invece si trova a doverlo fare dal punto di vista dell'allenamento molto più spesso. Davide Zanoni chiede: Stan, pensi di essere un leader o un team player? E cosa ne pensi dei nuovi compagni? Do you think you are a leader in a team or a team player? More a team player. And then what you think about your new teammates? Okay. I think I always like to believe that I'm a great team player. And I believe, even though I'm one of the younger guys on the team, I think I still have the ability to lead, not necessarily by my voice, by always talking, but just by example, through like playing hard all the time, you know, doing some things that most people don't like to do. So that first. Yeah. Ma penso che sicuramente di essere più portato a essere un giocatore di squadra, però il discorso del leader, cioè io cerco di portare quello che posso e magari a volte non con la voce, non parlando, ma con l'atteggiamento, quando il lavoro si fa veramente duro, cerco di dare l'esempio e cercare di trascinare gli altri proprio dal punto di vista fisico, atletico, mentale, di stare sul campo ancora un po' per cercare di arrivare ai traguardi che l'allenatore ci propone. Second part. What do you think about your new teammates? No, I love my teammates so far. They're all great people. Everybody is playing for each other, and we know that we're all in the same kind of position in our careers where, you know, everything can go very well for us. So we're all trying to get together and, you know, have a great season. You know, we're all special players in our own right, but having a coach like Kaya, I think he's going to bring the best out of all of us. Mi piacciono molto i miei nuovi compagni. Penso che ci siamo trovati sintonizzati tutti sulla stessa lunghezza d'onda, perché siamo giocatori che non al termine della carriera, ma possiamo con i miglioramenti arrivare a migliorare la nostra posizione
diciamo nel panorama cestistico internazionale, quindi con un allenatore appunto poi come Attilio Caia che ci dà la possibilità di sviluppare, di aggiungere sempre qualcosa di nuovo, anche se nelle sue richieste è molto pressante, molto presente, da questo punto di vista vedo che tutti stiamo reagendo nella situazione migliore. Stefano Andrello chiede un giudizio sul lavoro fatto finora e quindi ancora cosa ne pensi dei tuoi compagni, che gruppo stai nascendo? This guy asks the same thing about the new teammates. What do you think about what you've done so far? I mean, not you, the team has done so far in the training camp and in the first weeks in the race. So far, I mean, I think we've learned a lot so far about each other, yeah. about the system that we'll be playing this year, and you know, just talking with each other in the locker room. You think it's going to be a great opportunity for us, you know. The first three tests that we had, you know, one was a first division team here in Cremona, one was I guess a second division team, the other a foreign team, but we all played three different styles, and you know, Kaya prepared us very well. So I think this year all we have to do is just follow the directions that the coach is giving us, you know. It's not easy to always do what you're told. But as simple as it sounds, that's what we need to do, you know. Still play aggressive and with confidence, but I think we'll be fine. Okay, dice il lavoro di queste settimane mi sono accorto che abbiamo imparato molto, cioè abbiamo imparato ad ascoltare e a preparare, per esempio, le tre partite che abbiamo giocato contro tre squadre diverse, perché una era straniera, una era di Serie A e una era di Lega 2. Sono comunque state preparate in maniera differente perché queste tre squadre avevano tre stili di gioco diversi, un po' per il loro livello, un po' anche per il tipo di giocatori che avevano e per come il loro allenatore proponeva ai giocatori di stare in campo. Per cui le partite sono state preparate, noi vedo che abbiamo recepito quello che è stato il piano partita e quindi che l'allenatore ci ha dato, quindi penso che uno dei grossi insegnamenti da qui in avanti sarà quello di ascoltare quello che ci viene detto, seguire lo scouting report e appunto di mentalmente essere pronti ad affrontare situazioni diverse, perché comunque sia ogni squadra ha una caratteristica diversa. Direi di chiudere con una domanda, ce ne sono tante che arrivano da Facebook, ne leggiamo una e ringraziamo tutti per averle mandate, ma leggiamo quella di Marco Freccia. E chiede: l'inizio della stagione sarà durissimo con Venezia, Milano, Cantù. Ha già avuto modo di studiare le altre squadre e quali potrebbero essere i punti di forza di Varese rispetto alle altre, secondo lui? The live question came. The first three games in the season will be Venezia, Milano and Cantù. Mm-hmm. Do you have the chance to have a look at these teams and what do you think that overall in the season can be the main force of Varese respect to the other teams? Yeah, I had a chance to look at a lot of the rosters around the league. Milan is always a great team, you know. Cantù and Venice are also great teams as well. Milan and Cantù would be derby games, so you know, just in that respect, there's going to be a lot of energy, a lot of fight in that game. The fans will give us the energy that we need. And I think this season, not only us, not only the coaches, but the environments that we play in helps us a lot as well. I like to think game to game. So I don't like to look over the whole course of a season. But I think going into every game, you know, we have Venice first. I think we have a good opportunity to go and test ourselves and see how great we can play. Ho dato un'occhiata ai roster delle squadre avversarie, soprattutto di queste tre che andremo ad incontrare, e sono comunque roster formati, cioè squadre formate da giocatori molto forti, molto importanti,
di alto livello, soprattutto Milano e poi naturalmente Venezia che è campione d'Italia, ma vedo che comunque saranno Milano e Cantù saranno due partite, due derby, e quindi sappiamo che questo tipo di partite qui dovremo entrare al massimo dell'energia, dell'adrenalina, e anche perché poi il pubblico sarà pronto ad aiutarci diciamo ad amplificare qualsiasi cosa buona che noi faremo. Per quanto riguarda il resto della stagione, è difficile guardare a tutto quello che può essere lo svolgimento del campionato, meglio guardare partita per partita e essere pronti a mettere il 100% dell'energia di domenica in domenica. Ok.